delle strutture più significative della nostra chiesa locale, dove c'è la cattedrale del vescovo, c'è il luogo della tradizione di una chiesa che cresce, che si sviluppa lungo la storia. Di fronte alla cattedrale di Battistero, il luogo della rinascita, vita nuova, perché il cristiano non è tanto una persona che ha aggiunto qualche cosa all'umano, ma è esattamente colui che ha capito che dentro l'umano ci sta la grandezza dell'esperienza di Dio. Ed è lì che vogliamo sempre di più andare e guardare. Attraverso queste immagini, questi ascolti di riflessioni che abbiamo potuto vivere e sentire nel nostro itinerario in questa mattina che apre il tempo della Quaresima, mercoledì delle ceneri, così si chiama perché ci ricorda che noi siamo polvere, in polvere ritorneremo e per questo siamo chiamati a credere al Vangelo della Resurrezione. Qui, in questa piazza che ormai da due giorni vede velata questa fessa struttura, noi vogliamo concludere questo nostro momento, non a caso, scegliendo per questa edizione di Passio proprio ciò che il più grande poeta di tutti i tempi ha voluto lasciarci, Dante Alighieri, e ha voluto lasciarci questa poesia che è teologia, che è meditazione, che è spiritualità, raggiungendo le più alte vette nella chiusura della sua terza cantica, che è esattamente questo inno che è rivolto alla donna che è madre ed è vergine e che è rivolto all'ineffabile mistero di Dio.